Ciao ragazze, ciao ragazzi, mi vedete così, penso che l'avrete capito per quale motivo, per farvi un video mi preparo con voi. Come già vi anticipai qualche video fa, avrei comunque provato qualche prodotto insieme a voi. Stasera ho una cena con la mia migliore amica e quindi approfitto per farvi vedere un po' i prodotti che comprai, o meglio che ebbi regalati al mio compleanno, e quindi così vi faccio vedere un po' come sono su di me. Spero che il rumore del ventilatore che è qui accanto a me che non vi dia fastidio, ma non si può stare senza, e quindi incomincio subito. Non ho messo creme perché la mia pelle ormai non riesce a mantenere prodotti liquidi e quindi sto usando prodotti comunque leggeri. Però il correttore io comunque sto utilizzando ancora questo, che è quello di Kiko, il numero 01, ed è il solito che io utilizzo. E lo vado a mettere sulle mie occhiaie e qualche imperfezione che mi ritrovo. E poi lo vado a sfumare con una spugnetta in questo modo qui, in modo tale da far durare di più il correttore. Poi vado direttamente col mio fondo, che in questo periodo sto usando questo qua della Wycon, in modo particolare è il numero 2, questa qui la comprai l'anno scorso proprio per il periodo estivo, perché mi finì uno di Sephora e quindi volevo un qualcosa che andasse bene per la mia pelle, ma nello stesso tempo un prodotto che comunque è valido e duraturo. Ecco, il colore è questo qui e lo vado a mettere su tutto il viso. Con il mio pennellone, che più grande non si può. E poi vado a tamponare tutto con la cipria che sto utilizzando, la polvere di riso, che è la collaborazione di Bottega di Lunga Vita, che se magari non l'avete visto, vi è sfuggito, vi metto comunque giù nell'info box il link diretti alla collaborazione. E lo vado a tamponare su tutto il viso, così mi dura tutta la serata. Sono davvero contenta di questa serata perché comunque era da tanto tempo che io e questa mia amica, che ormai ci conosciamo dall'età proprio da giovincelli, e quindi tra impegni suoi e impegni miei non riuscivamo mai ad accordarci, ecco. Poi finalmente ormai si è capito che soltanto in questo periodo ci si può organizzare per qualche serata, e quindi abbiamo approfittato per questa serata di luglio di caldo, ecco.
Vado a mettere sugli occhi il primer solido della Too Faced, che vi devo dire, questo qui, a differenza di quello che vi bocciai in qualche video, fa quello dei finiti, che a breve arriverà anche quello di quelli che ho finito appunto in questo ultimo periodo, un po' maggio e giugno e qualcosa anche di luglio. Non mi piacque, come appunto vi dissi, e invece questo qui non lo so perché, ma non mi ha fatto la stessa reazione come l'altro, quindi io sto continuando, vedete, sto continuando ad utilizzarlo, quindi finché non mi dà quella reazione che mi diede quell'altro, vado avanti così e lo stendo su tutta la palpebra. Poi, una volta fatto questo, vi mostro la palette che voglio appunto utilizzare e farvi vedere, che già, vabbè, già vi ho fatto vedere nel video dei regali. Lo voglio fare con la palette questa qua della Urban Decay, l'ultima che è uscita, e appunto i colori sono questi qui. Come vedete, io mi sono vestita col blu e quindi andremo a fare un trucco sui toni del blu e sul rosa, ecco. Allora, prima di tutto mi vado a fare mi vado a prendere il primo colore, che è questo qui, un rosa cipria, e lo vado a utilizzare su tutta la palpebra con un pennello da sfumatura. Prima la passo nella piega per dare un primo tocco e lo vado a sfumare così. E questo che sto utilizzando si chiama laser, no, lased, si chiama lased. Poi, come secondo colore vado ad utilizzare questo rosa, diciamo un po' shimmer, questo qui, sempre con lo stesso pennello perché lo vado a utilizzare sempre nella piega, in questo modo qui. Poi, per quanto riguarda la palpebra mobile, vado a utilizzare questo blu qui, che non è così sparaflesciato come lo vedete in telecamera, ma è più un blu lilla, e quindi lo vado ad utilizzare con un pennello a lingua di gatto su tutta la palpebra mobile. In questo modo. Fatemi sapere se anche voi avete questa palette e fatemi sapere come vi state trovando. Fatemi sapere in un commentino i vostri pareri per quanto riguarda questa palette. Per il momento mi sta piacendo perché vedo che non sono molto polverosi e sono abbastanza pigmentati. Poi riprendo il pennello, questo qui che avevo utilizzato fino a poco fa, e vado ad utilizzare questo colore qui, che
che è Yes, questo qui, e lo vado sempre ad utilizzare nella piega dell'occhio e contemporaneamente mi vado a sfumare tutti gli altri che ho messo sotto, in modo tale che ho più sfumatura. Invece per quanto riguarda l'angolo occhio vado ad utilizzare questo rosa shimmer, questo qui, e lo vado a mettere con un pennello a punta di precisione e lo metto appunto qui nell'angolo occhio per dare più luce. Poi, una volta fatto questo, vado a illuminarmi anche l'arcata sopraccigliare e lo vado a fare sempre con questo rosino, in modo da riprendere anche l'interno dell'occhio, e lo vado a utilizzare qui. In questo modo. Poi, come vedete, ho fatto già le sopracciglia e le liner per velocizzare un po' il video, e prima di mettere la matita all'interno vado a mettere una matita blu sotto a l'occhio. E questa è quella della Essence, però è di una collezione abbastanza vecchia ed è la 02 China Girl, che era della collezione Oz, quindi la vado a utilizzare così. Poi vado a utilizzare come interno occhio la mia solita matitina nera, sempre quella della Kiko, e la vado a mettere sotto all'interno dell'occhio. Poi vado a mettere il mascara, sto usando questo qui della Wycon ultimamente, breve farò il video per quanto riguarda la postazione make up, o meglio la mia mega postazione make up, perché finalmente sono riuscita un po' a sistemare il tutto e quindi devo avere adesso solo il tempo di girarvelo, quindi appena mi è possibile, sicuramente tra i tanti video che dovranno esserci sul canale vedrete anche quello. Poi come topo coat vado a utilizzare come al solito questo di Kiko, che ormai lo vedete sempre e lo vedrete sempre, perché è uno di quei mascara che amo alla follia, quindi spero che Kiko non lo toglierà mai dal commercio, perché mi è piaciuto dal primo momento che l'ho utilizzato ed è una cosa veramente rara per quanto mi riguarda con i prodotti della Kiko. Poi che paura. Ma che fai? Non ci fate caso.
vado a fare un po' di contouring con la NYX, appunto. Questo è uno di quei prodotti, appunto, che so quante volte ho detto, appunto, che mi regalò il maritino che sta di là, che l'avete appena sentito. Comunque sia, questa è la palette e vado a prendere un pennello adeguato, ovviamente. Vado a utilizzare questo qui e vado a utilizzare un contouring con questo colore qui, che non è né troppo chiaro né troppo scuro. Per questo periodo mi piace, e lo vado a sfumare bene. Anche di questa palette, io questa in verità l'ho vista da Veronica. Ciao Veronica, un bacio se per caso vedi questo video. Che la quale appunto acquistò e me ne parlò veramente bene, ne ha parlato bene anche in altri video che le ha girato, e quindi io ho voluto provarla anch'io. Fatemi sapere se voi l'avete acquistata e come vi siete trovate. Ok, poi per quanto riguarda il blush, vado ad utilizzare un blush di MAC, che è questo qui in modo particolare, che è This Could Be Fun, credo che si dica così. Comunque questo bellissimo colore, che se non erro faceva parte di una collezione limitata, questo bellissimo colore che secondo me qui col trucco ci va a pennello. E appunto di pennello, prendiamo il pennello adatto per il blush. Ovviamente ne prendo poco, perché io questo già l'ho utilizzato e già so che è molto pigmentato, quindi lo vado a metterlo sulle gote così. Poi in ultimo vado a mettere ovviamente il mio illuminante, ma prima di fare l'illuminante vado a passare il correttore, questo qui della Essence, per illuminare questi punti qui, perché li vedo un po' scuretti. Infine, appunto, come vi dicevo, il mio, per modo di dire, infine, l'illuminante. Stendiamo un altro po' meglio e lo vado ad utilizzare semplicemente con il polpastrello qui. In questo modo,
ed ecco qua. Infine vado ad utilizzare il rossetto MAC, questo è Chatterbox ed è questo colore qui. Questo ho finito il make-up. I capelli, non ci fate caso perché sono bagnati ancora, perché ho fatto appunto la doccia e ho ancora un po' i capelli un po' così, diciamo, un po' ancora umidi. Voglio mettere questo cerchietto qui, visto che comunque la maglietta, non so se si riesce a vedere, ma è con questi fiori neri e blu, e ho il pantalone nero, quindi questo è il mio outfit, e penso che il cerchietto con il gioiello ci vada a pennello. Se vi interessa, trovate il post dedicato a questo accessorio ed altri accessori di una collaborazione che ho fatto, che non vi ho fatto il video perché è una collaborazione che riguarda solo il blog. Quindi se vi va, vi lascio giù comunque nell'info box il link diretto al post, in modo tale che se vi va di sbirciare di cosa ne penso di questa azienda, di questi prodotti, mi fa piacere se mi date un vostro parere. Come vi dicevo, a breve ci saranno altri video, devo avere solo il tempo di farli, ma con il caldo non è facile, e quindi man mano vedrete video inerenti al canale, ovviamente. E io spero che il video vi abbia fatto un po' di compagnia. Scappo, che sono anche un po' in ritardo. Io vi mando un bacio, spascio giù comunque tutti i link che vi potrebbero servire, e noi ci vediamo al prossimo. Un bacio, ciao ragazze.